La cosa che mi preoccupa è che, come se si volesse creare l'idea che c'è un partito del no lockdown, rappresentato da me, dal sindaco dei Magistri, per esempio, e un partito del lockdown, rappresentato dal Ministero della Salute. Non è così. Però io vi voglio dire tre cose rispetto a questa idea che sta ormai serpeggiando del lockdown. La prima, se c'è da fare, io, da sindaco del comune di Milano, da padre di questa comunità, voglio essere coinvolto, voglio vedere i dati, voglio essere partecipe della decisione. Non voglio vedere l'ipotesi sui giornali fatta filtrare, anzi, più che filtrare, comunicata da un consulente del Ministero della Salute e chiedo di essere partecipe. E così il sindaco di Napoli. La seconda cosa, non è che noi non rischiamo di andare verso un lockdown, ma abbiamo messo in atto delle misure che sono già misure dolorose. Pensate ai ristoratori, ai bar, a tutti quelli che fanno parte della comunità dello spettacolo, ai tassisti, allo sport. Ora, vogliamo vedere che effetto hanno queste azioni? Vogliamo darci qualche giorno per vedere l'effetto di queste azioni? Perché il giorno dopo queste misure si esce già dicendo ma forse poi si fa il lockdown? Se no, perché l'abbiamo fatta? E poi c'è un terzo motivo. C'è una mano che toglie e c'è una mano che dà. Se dovessimo andare verso un lockdown generale, io voglio capire come funziona la mano che dà. E quindi il mio governo mi deve dire come mi aiuta con la comunità milanese e come chi sarà in difficoltà sarà sostenuto.